Inizia un nuovo viaggio su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Inizia un nuovo viaggio, sì, un viaggio verso un orizzonte luminoso e dorato. Inizia il corso di doratura. Oggi la prima lezione, sorpresa! È da tantissimo tempo, forse da quando ho aperto il canale, che ho in mente di avviare un vero e proprio corso di tecniche della doratura. E così eccomi qua, senza perdere altro tempo, solamente 5 anni, pronti a cominciare questo corso. Cominciamo subito con la doratura. Che cos'è la doratura? Una tecnica pittorica? No, è una tecnica di decorazione. È un modo per decorare oggetti, quadri, manufatti di ogni tipo e per renderli più belli. La doratura ha radici antichissime, sin dall'antico Egitto, ma anche prima, e soprattutto noi la vediamo nel mondo cristiano prendere proprio la preponderanza nell'arte perché diventa la luce di Dio. L'oro, quel materiale così prezioso, già solo per il fatto di essere il materiale prezioso, viene accomunato alla luce di Dio, e poi la sua luce, il riflettere della luce su chi la guarda, il suo modo di essere così accattivante e così pregnante, fa sì che sia il colore del divino per eccellenza, da sempre e per sempre. Ma non solo quello, è anche il colore della ricchezza, dell'opulenza, delle grandi monarchie, il colore che dà slancio a tutti gli altri colori facendoli rifrangere in sé. E quindi nella decorazione ha avuto un largo uso ed un largo spazio. Prima di cominciare vorrei suggerirvi dei testi che, se vorrete, potrete andare a consultare per approfondire quello che vi dirò io durante questo corso. Naturalmente io la mia bibliografia la estrapolerò proprio da questi testi. Di questo vi ho già parlato, è Il Doratore della Oepli di Turco, eccolo qua, questa è l'edizione nuova, io ho anche una edizione antica, come è lo stesso però traslato nel tempo. Perché ve le faccio vedere tutte e due? Perché questi manuali della Oepli sono talmente belli e talmente importanti che, come vedete, non hanno tempo, sono gli stessi passati dalle mani di tantissimi doratori, sono dei manuali completi e sono dei manuali di facile consultazione, pur essendo dei manuali molto colti. Naturalmente non vi basterà un testo per imparare ad essere dei bravi doratori e sicuramente non vi basterà un corso su YouTube, anche se ad insegnarvi c'è una brava. Scherzo, però sicuramente la cosa che dovrà essere costante nella vostra crescita da doratori, passatemi il termine, è sicuramente l'esercizio, la pratica, l'allenamento, perché per tutte le tecniche, specialmente per quelle di decorazione, l'esercizio tecnico è appunto l'elemento preponderante per la crescita personale. Un altro testo molto bello è sicuramente Effetti d'oro. Effetti d'oro è un testo veramente, veramente ben fatto. L'autrice è Giuliana Pignolo e la casa editrice è la Bresciani. La Giuliana Pignolo è una restauratrice, quindi vi farà scoprire il mondo dell'oro dal punto di vista appunto del restauro. E l'ultimo testo che voglio consigliarvi è un altro manuale Oepli, anche questo mio è vecchio come non so che, ed è L'arte decorativa, all'interno della quale non soltanto si parla di doratura, ma si parla di tutte le tecniche decorative esistenti. Perché ve lo consiglio? Perché qui vi parla anche della preparazione dei supporti, dei gessi, dei vari modi di preparare il supporto per le diverse tecniche della doratura, gli stucchi e tutta una frangia molto importante per la doratura. Questa è la bibliografia essenziale, poi naturalmente se andate a vedere anche il corso di iconografia di doratura ve ne ho già parlato abbastanza. Cominciamo subito, entriamo nel vivo della faccenda. Cos'è la doratura? La doratura è una tecnica decorativa
che si esplica attraverso l'applicazione di una foglietta d'oro su diversificati supporti. I supporti possono essere la carta, il legno, la pelle, il marmo, qualunque tipo di supporto, anche il vetro, anche qualunque veramente tipo di supporto. Io ho fatto dorature anche su cemento, pensate un po', per una chiesa molto moderna. Quindi la doratura è una tecnica applicabile su qualunque tipo di supporto. La differenza di supporto però implica una diversa immissione della doratura stessa. Infatti la doratura si divide in due grandi famiglie, la doratura a missione e la doratura a guazzo. La doratura a missione è una doratura che si fa su un supporto morbido o poco preparato, quindi o la carta o la pelle o il cuoio o il vetro o un supporto poco preparato, può essere anche un legno senza il substrato di gesso, un legno particolare, un legno grezzo, quindi tutti quei supporti che non richiedono, tutti quei lavori che non richiedono la preparazione gessosa del supporto. Mentre la doratura a guazzo, come vi dicevo, è una doratura che viene fatta con una particolare tecnica che richiede la preparazione del supporto e quindi richiede l'ingessatura del supporto, la levigatura del supporto, quindi l'immissione di bolo e poi attraverso il guazzo l'incollaggio dell'oro sul supporto. Ora queste cose vi sembreranno strane, sebbene se vi andate a vedere il corso di iconografia trovate già tutto diviso in varie lezioni. Qui invece sarà proprio un corso dedicato alla doratura e al restauro delle dorature e quindi sarà un corso in cui io vi farò vedere proprio la praticità, la parte pratica della tecnica della doratura da applicare sulle cose che tutti noi abbiamo a casa e che tutti noi possiamo restaurare. Allora, quindi doratura a guazzo e doratura a missione. E c'è un terzo tipo di doratura che è la doratura a conchiglia. La doratura a conchiglia prevede il passaggio di una polvere d'oro fissata come un godè di acquerello su una placchetta. Si chiama conchiglia perché anticamente quest'oro veniva messo proprio all'interno di una conchiglia. E immaginate una pasticca appunto di acquerello oro che è fatta di polvere di oro e di una messica che lo tiene ben duro e di conseguenza poi dissolvendolo con l'acqua questo tipo di doratura si passa a pennello, solitamente su supporti cartacei o su lavori pittorici tipo icone, tipo quadri. Questi sono i tre tipi fondamentali di doratura e ogni tipo di doratura ha una finitura diversa. La doratura per esempio a missione è una doratura che non è lucida, non è riflettente. Cioè se voi vi affacciate sull'oro non vedrete la vostra immagine riflessa, mentre la doratura a guazzo è una doratura che viene lucidata rendendo la superficie in un certo qual modo riflettente, non come uno specchio ma sicuramente vi vedrete riflessi all'interno dell'oro. Ovviamente la superficie di riflettente si può avere solamente nella doratura a guazzo, non si lucida mai la doratura a missione. Sono nozioni che vi sto dicendo che imparerete a capire vedendo praticamente fare la doratura. Noi cominceremo proprio da una doratura a guazzo, che è la doratura più difficile, e cominceremo da una doratura a guazzo su una cornice. Già su internet dei miei video, li trovate qui nelle schede, trovate varie applicazioni della doratura e soprattutto trovate nella rubrica dei materiali la preparazione del guazzo, la preparazione del gesso per supporto e la preparazione del bolo, che sono tutti elementi che ci serviranno per portare avanti la doratura. Adesso prendetele semplicemente come informazioni, ma poi, ripeto, piano piano capirete tutto. Ora, spostiamoci di là che vi faccio vedere gli strumenti che servono per la doratura. In questo nostro corso ci accompagnerà la Tintoretto, che ci ha fornito gran parte del materiale che useremo. Azienda che io ringrazio, azienda italiana che io ringrazio e che si è gentilmente accostata ad Arte per Te fornendo tutti quelli che sono gli strumenti per la diffusione di una materia così colta come la doratura. Vi dico da subito della Tintoretto perché i materiali che mi hanno mandato, come sapete, io non me li tengo mai, ma poi li destinerò a voi. Quindi ve li farò vedere, li utilizzerò e quelli che non si consumeranno, ovviamente, molti non sono deperibili, quindi non si consumano, io poi li regalerò a voi tramite giveaway nel corso del corso di doratura. Lasciatemi questa ripetizione, quindi nel corso delle lezioni. Adesso spostiamoci di là che vi faccio vedere i vari materiali e a cosa servono. Ed eccoci sul piano da lavoro per scoprire i materiali della doratura. Innanzitutto
la materia prima della doratura, che sono l'oro e l'argento. Ci sono di due tipi, oro vero e argento vero, oro finto e argento finto. Vi faccio vedere l'argento vero e l'oro finto, ma sappiate che ci sono anche i corrispettivi. Allora, l'oro finto, quello che userete più comunemente, detto anche oro francese, viene venduto in libretti, si chiamano libretti ma in realtà altro non sono che fogli di oro impilati l'uno sull'altro e venduti protetti da questa carta velina che solitamente è arancione, ma non è sempre così. Eccoli qua, ve li presento, sono di una lega metallica molto scadente e questi, a differenza del loro zecchino, che se vorrete vedere vi mostro tra le informazioni nel video in cui ho dorato un'icona, hanno una superficie 4 volte più ampia del loro zecchino. 100 di questi fogli costano sui 7-8 euro, mentre 20-21 fogli di oro zecchino costano circa 25 euro, quindi capirete bene che il divario economico è veramente veramente tanto. L'oro, come vedete, ha questo spessore molto sottile, in questo momento io lo tengo tra le mani, ma questo veramente con uno sternuto va a finire proprio sul soffitto. Vedete, c'è la finestra aperta ed è abbastanza lontana e guardate come si muove, quindi dovete stare molto attenti quando tra le mani avrete la foglietta d'oro. Questo, abbiamo detto, si chiama oro francese e c'è anche il corrispettivo in argento che si chiama argento finto. Alcuni questo lo chiamano anche orone, ma è proprio un gergo di bassa lega, diciamo così. Come materiali veri vedrete anche che l'impacchettamento diventa tutto diverso. Ecco, questa è la grandezza del libretto sia dell'oro che dell'argento vero. Questo è argento e viene custodito tra due cartoncini semirigidi che vengono bloccati proprio così grossolanamente, all'interno dei quali viene custodito proprio il libretto di argento. Questo tra l'altro è un libretto usato e l'argento, vedete, è tra una pagina e un'altra di questo libretto di velina. Allo stesso modo troverete l'oro zecchino. Che dirvi, questa lamina argentata e la lamina d'oro sono molto 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 più sottili delle lamine fasulle, di quelle di bassa lega. Le lamine pure, ovviamente, per il costo che hanno, viaggiano a spessori molto più ridotti. Perché vi dico questo? Quindi per imparare, per impratichirvi, cominciate con i metalli fasulli e poi successivamente, una volta presa la mano, passate ai metalli veri. Questo conviene sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Conservate sempre i materiali, fate conto che questi sono i miei materiali, e il libretto, guardate, è un po' usato, visto mezzo manca del tutto della foglietta d'argento, eppure sembra nuovo, perché i materiali vanno custoditi con la massima cura, specialmente quelli di pregio. Avete visto che l'oro finto invece lo tratto con maggiore trascuratezza, proprio perché è un materiale che io per i lavori seri non uso più. Continuiamo con i materiali universali, quindi quelli che servono per tutte le dorature. Altro materiale indispensabile per la doratura è il cuscinetto per doratura. Su questo cuscinetto si poggia la foglia d'oro e ha una superficie scamosciata, e ve ne faccio vedere un usato. Questo è quello che mi ha mandato la Tintoretto e che vorrei destinare a voi. Vi faccio vedere invece i miei cuscinetti da doratura usuratissimi, come potete vedere, di cui uno fatto da me e questo invece è acquistato, e qui appunto si fa aderire in questa superficie si fa aderire la foglia metallica che viene prelevata. Io adesso userò l'oro finto per farvi vedere, ma con un altro strumento, che è questo, il coltello da doratore, il coltello da doratura. Vedete, qui ho inciso le mie iniziali perché in accademia c'era sempre il rischio aggancio da parte di qualcun altro, perché questi sono materiali abbastanza costosi. Un coltello si aggira intorno alle 15 euro se non erro, ma comunque nel box informazioni vi metto il link della Tintoretto, che non ha uno shop online, ma che comunque l'elenco di tutti i materiali, se cercate doratura vi si aprirà un mondo, e
soprattutto se chiedete, se guardate bene sul sito, c'è la lista di tutti i rivenditori che forniscono appunto tutti questo tipo di materiali, quindi in ogni città ognuno potrà trovare il rivenditore Tintoretto comunque che tratta articoli da doratura. Allora, prendiamo una foglia metallica e la adagiamo sul nostro cuscino. Vedete, sul cuscino dapprima scivola, ok, e poi lei si fissa perfettamente e con questo coltello la si taglia nei pezzi che desideriamo avere. Ecco qua il vento che ci porta via il tutto. E voilà! Visto? La Tintoretto mi ha spedito un coltello, vedete? Ed è un coltello bellissimo, con dei tagli stupendi, molto più bello del mio. Lo vedo proprio ad occhio che è più bello del mio, e io lo destinerò a voi, quindi non preoccupatevi. In alternativa al coltello per doratura, per i primi tempi potrete usare anche un lamierino comune. Certo, passiamo dal sacro al profano, però io sono dell'idea che quando ci si accosta a una nuova tecnica, innanzitutto bisogna farlo con parsimonia economica, perché bisogna capire se questo mondo ci affascina, se questa doratura ci prende, perché la doratura può essere molto snervante se non l'amate completamente, quindi spendete il meno possibile all'inizio, poi piano piano vi farete un corredo eccelso e io sarò lieta di suggerirvi i materiali migliori che vorrete conoscere. Allora, questo è un comune lamierino che è fuco col manico, che funge esattamente da coltello. Certo, il taglio non sarà nettissimo, sarà un po' più sfrangiato, la qualità del taglio non sarà sempre buona, certe volte si attaccherà la lama, ma che volete, all'inizio va pure bene così, poi per l'oro zecchino però avete necessità del coltello, quello sì, perché sarebbe un peccato rovinare l'oro con un qualcosa di questo genere. Per sollevare l'oro, mi sento molto un croupier in questo momento nel presentarvi le spatoline. Cosa servono le spatoline? Che voi vedete e mi direte, ma sono dei pennelli? Sì, sono dei pennelli piatti in setola di vaio e si chiamano spatoline per la doratura. Nella doratura le spatoline non sono queste, ma sono queste, e servono per prendere l'oro dal cuscino, quindi sollevarlo una volta che lo tagliamo in pezzi dal cuscino. Ve ne esco una, questa è la numero 2, e vedete ha queste setole super morbide che dovrebbero essere umettate con il grasso della fronte o l'elettrostaticità dei capelli. Io molto più semplicemente le umetto con un po' di crema Nivea, però se uno volesse fare le cose ad arte dovrebbe strusciarsele un pochino sulla fronte sudata e quindi prendere l'oro dal tappetino e portarlo sulla superficie in cui va applicato. Perché sono di 4 misure? Perché la misura dipende dalla grandezza del pezzo d'oro che dovrete prendere. Le spatoline sono queste. Per gli animalisti non esiste altro tipo di spatolina in termini di sintetico. Io lo capisco, capisco il concetto, capisco il senso, ne condivido il principio. Pensiamo che però sono strumenti di lavoro, di un lavoro tra l'altro che purtroppo sta via via scomparendo, di un lavoro pregiato, di un lavoro di bottega, di un lavoro nobile, e sono strumenti che in un certo modo non vanificano il percorso dell'animale, ma celebrano. A me piace pensarla così, lo so che è una forzatura, ma è la forzatura che ho dovuto fare in me stessa per accostarmi al mondo della doratura, che è un mondo pregno di strumenti di derivazione animale, di materiali di derivazione animali. Io vedo nel lavoro che c'è dietro la doratura, nel rispetto che c'è verso questi strumenti, nella solennità con cui mi accosto a questa disciplina e con cui tutti i colleghi doratori lo fanno,
vedo la celebrazione di questi materiali e non il vilipendio di essi. Non finiscono buttati, non finiscono mangiati, non finiscono carcasse, ma finiscono celebrati, curati, osannati in qualche maniera. Chi ha una spatolina sa bene come la tiene e quanta cura ha nei confronti di questo strumento, così come chi usa la colla di coniglio sa con quanta cura la conserva, sebbene tutti questi materiali derivino da scarto e gli animali non vengono uccisi per creare queste cose. E quindi io penso che proprio in questo ci sia il rispetto massimo per l'aiuto che il mondo naturale dà alla tecnica artistica e di decorazione della doratura. Mi sembrava una parentesi doverosa perché è un conflitto interiore che io ho vissuto molto profondamente e che ho superato proprio perché mi sono data questa spiegazione. Di comodo non lo so, però io con questo mestiere ci lavoro, nutro, sfamo la mia famiglia, ho dato lavoro ad altre persone, ho fatto sì che altre persone avessero una vita dignitosa grazie a questo lavoro, oltre che me stessa, e quindi così, diciamo così, mi giustifico. Parliamo adesso della doratura a missione, la doratura più semplice, quella dove su un qualsiasi supporto, che può essere la carta, il legno o qualsivoglia supporto, si mette un liquido che appunto si chiama missione. Vi faccio vedere la sua forma più elementare, che è questo liquido lattiginoso appiccicosissimo. Questa è una missione all'acqua a 15 minuti. Le missioni sono tutte missioni a tempo. Cosa significa? Che hanno un tempo di posa. Voi stendete la missione nella parte che vorrete dorare, quindi aspetterete il tempo scritto sulla confezione. Queste a 15 minuti, aspetterete 15 minuti. Solamente trascorsi i 15 minuti potrete apporre l'oro. C'è la missione all'acqua, ma c'è anche la missione a vernice o ad olio, e questa per esempio ha un tempo di posa di 12 ore. Cosa significa? Che voi la stendete, attendete 12 ore e solamente dopo potrete apporre l'oro. Che differenza c'è? Questa si usa per lavori cartacei, lavori di minor conto, diciamo così. Questa si usa per i lavori importanti. Le missioni cominciano da 6, 8, 12, 24 e 48 ore. Perché sceglierne una piuttosto che l'altra? A seconda della superficie che dovrete dorare. Se voi avrete da dorare gli stucchi di un'intera chiesa, un giorno mettete la missione su tutto, l'altro giorno dorerete, quindi vi servirà una missione a 24 o addirittura a 48 ore per essere certi di arrivarci a mettere la missione su tutto. E se dovete fare dei manufatti molto importanti come le icone, vi consiglio per gli assist la missione ad olio a vernice. Questa della Lefranc è buonissima perché rilascia sotto un film più netto e più nitido e soprattutto più liscio, e con la spolveratura la doratura non sarà granulosa ma sarà proprio liscia e bella, seppur non lucida. Vi ho detto che la differenza tra la doratura a missione e la doratura a guazzo sta proprio in questo: la seconda si lucida, questa invece non verrà lucidata. Il supporto in questo caso non ha bisogno di essere particolarmente preparato, anche se può essere preparato, questa è discrezione di chi lo usa. C'è anche una missione all'acqua senza tempo d'attesa, una missione istantanea, scartatela a priori, è proprio scarsa, non fa il suo lavoro, non ve la consiglio, poi se volete comprarla fate voi. Mentre per quanto concerne la missione a guazzo avremo bisogno innanzitutto del gesso di Bologna e della colla di coniglio per preparare il supporto che è lo stucco. Vi metto tra le informazioni, in questo momento state vedendo la slide, il link per vedere appunto come si prepara lo stucco e la colla di coniglio, quindi come si prepara lo stucco liquido e la colla di coniglio per fare i supporti. Non c'è bisogno quindi che ve ne parli perché ve l'ho fatto vedere tante volte. Dopodiché sul supporto che avremo ben levigato dobbiamo immettere il bolo armeno. Questo è bolo rosso, ve lo faccio vedere. Ecco qua, è questa pasta. Questa è un'argilla armena mischiata con colla di coniglio. Vi lascio sempre qui il link nelle schede informazione. Cliccate sulle schede informazione perché vi si apriranno un sacco di video che approfondiranno quello che vi sto dicendo così molto in soldoni. Il bolo armeno c'è in diverse colorazioni. I più comuni sono questo rosso, che serve soprattutto per la doratura pura. Poi c'è quello arancione, poi c'è quello giallo e quello nero. E sono
usano tutti quanti la stessa cosa, cambia soltanto la colorazione. I migliori anche in questo caso sono quelli della Lefranc a mio avviso, e vedremo di volta in volta durante il corso quale usare uno e quando scegliere l'altro. Dopo il bolo si mette il guazzo. Mi metto qui nelle informazioni la scheda su come fare il guazzo, che si presenta come un'acquetta sporca, infatti è fatta di acqua, di colla di coniglio e di una goccia d'alcol. Quindi si applica l'oro e a questo punto subentra la parte più importante della doratura guazzo, che è data dalla lucidatura. La lucidatura si dà con degli strumenti molto importanti. Vi faccio vedere le mie, queste qua, le mie pietre d'agata, che mi accompagnano fedelmente oramai da più di 10 anni, perché le tengo tutte ovattate e veramente veramente ben tenute, perché questa parte qua appunto è pietra d'agata ed è molto molto delicata. Ne ho viste tantissime decapitate ed è un vero peccato, perché hanno un costo non indifferente. Alcune arrivano a costare, mi pare, anche 70 euro, quindi sono dei veri e propri gioielli della doratura. E la Tintoretto molto molto gentilmente, molto molto generosamente, me ne ha inviate 4, ecco qua. E io vi dico sin d'ora che queste due, che sono, come vedete, quelle molto simili a quelle che avevo io e che ho usato fino a questo momento io, le destinerò a voi. Queste invece, essendo delle forme più particolari, le terrò io, perché mi serviranno nel corso del corso per farvi vedere diversi tipi di lucidatura e il diverso utilizzo delle varie pietre d'agata. Allora, sono quindi delle pietre che per sfregamento, quindi passandole così in maniera veloce ma senza pressare troppo, lucidano, e lucidano la pellicola e lucidano l'oro. Vanno mantenute sempre molto molto pulite e vanno sempre pulite prima di ogni lavoro e dopo ogni lavoro. Come si stende il bolo sulla superficie? Il bolo si stende con dei pennelli in setola di vaio e pennelli per la stesura del bolo e anche del guazzo. Qua ne abbiamo veramente tanti e ci sono stati mandati dalla Tintoretto. Questi credo che li porterò con me a Napoli per regalarveli proprio lì, per farvi un dono di persona, perché sono tanti e posso fare felici più di qualcuno di voi. Io invece per il corso userò i miei. Ultime cose che ci servono, vi sto dicendo proprio le cose essenziali, poi nel corso d'opera vedrete che ci saranno tantissime altre cose che spunteranno fuori come dei funghetti. È un pennello per la sfolveratura. A questo io non ho mai tenuto particolarmente, non ho mai usato cose di pregio. Cosa uso di solito? I pennelloni da trucco, che non uso più. Quindi se siete maschietti, rivolgetevi alle vostre mogli. Se siete femminucce, quando decidete che un pennello per il viso non va più bene, non buttatelo, lavatelo, passateci anche il balsamo, quindi rendetelo morbido, dopodiché usatelo per le spolverature delle dorature. Sono molto comodi, non durano tanto, specialmente se spolverate dorature a missione. Molto spesso la missione rimane appiccicata sui paletti ed è molto difficile da togliere, quindi durano il tempo che durano e poi vanno sostituiti periodicamente. Per questo vi dico, è inutile spendere troppi soldi. Questo per esempio ce l'ho da circa 3 mesi ed è già abbastanza provato, poverino. Infine, per lucidare le nostre, per proteggere il film della doratura, la cosa che in assoluto vi consiglio di più e vi faccio vedere qui a scopo esemplificativo è la gomma lacca. In questo caso è gomma lacca decerata, ma potete usare anche la gomma lacca naturale, ma anche la vernice Damar o tante altre vernici che vedremo nel corso del nello sviluppo del nostro corso. Per la preparazione della gomma lacca, video sempre nelle schede informative. Bene, questi i materiali base per il nostro percorso di doratura. Bene, andiamo di là, ho ancora qualcosina da dirvi, ma poco poco. Avete visto? Questi sono gli strumenti del doratore. Vi sarete resi conto che la doratura è una tecnica molto dispendiosa da praticare, cioè se vi accostate alla doratura in maniera amatoriale e così solamente per conoscenza, io limiterei la conoscenza all'acquisto di qualche libro e all'acquisto di materiali semplici come la missione, la spatola, l'applicazione, insomma le cose essenziali. Se invece volete farlo
farne qualcosa di più, piano piano createvi il vostro corredo. Per farvi un'idea ancora più omnicomprensiva di tutto quello che la doratura comprende come materiali, vi lascio qua sotto il link della Tintoretto, dove troverete tutti i materiali della doratura in assoluto. Io vi ho fatto vedere nel video grande parte di quelli che loro mi hanno mandato e poi ho integrato con delle cose mie, facendo i distinguo di volta in volta in modo che voi possiate capire quello che poi magari vi arriverà in un domani a casa vostra. È una tecnica molto costosa che quindi va affrontata con la massima serietà. Lo sapete, io in questi video divento un po' più seria e non sono facilona nel dirvi è facile la può fare chiunque. Assolutamente no, è una tecnica che va affrontata con serietà, disciplina, regola. La regola è importante e per regola si intende proprio la serietà di approccio a questo tipo di pratica, che non imparerete in 2 giorni e non imparerete in 2 mesi e non finirete mai di imparare finché la praticherete. Anche io tutt'oggi, che la pratico da tanti anni, imparo sempre qualche cosa ogni volta che vado a fare qualche lavoro nuovo. Bene, spero che questo video iniziale vi sia stato utile e vi abbia incuriosito. Nel prossimo video tratteremo prettamente del volo: a cosa serve, quale scegliere, perché sceglierlo. Adesso non mi rimane che salutarvi, dirvi sempre che vi aspetto anche sugli altri miei 2 canali, 2 cuori 1 cappa e Ombretta, e dirvi sempre che vi aspetto su Instagram e su Facebook, i link li trovate qua sotto. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che siate felici di questo nuovo corso serio e colto di Arte per Te, e non mi rimane che salutarvi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!